Buon pomeriggio da Giulianova, siamo nei pressi del santuario della Madonna dello Splendore, in una delle quattro postazioni allestite qui nel comune in provincia di Teramo, dove potersi sottoporre gratuitamente al test. Il test è un test rapido e il cui risultato viene comunicato nel giro di poche ore. Buon pomeriggio a Ivan Costantini, sindaco di Giulianova. Buon pomeriggio a tutti. Allora sindaco, abbiamo ascoltato nel servizio che sulla costa la partecipazione a questa iniziativa sembrerebbe essere più alta che nel resto della provincia. In questa postazione questa mattina circa 400 sono stati test. Assolutamente sì, confermo, devo dire che al di sopra di ogni aspettativa. Noi abbiamo sicuramente già licenziato 1500 tamponi per mezza giornata tecnicamente di lavoro, quindi comprendete bene che ci avviamo a dei numeri importanti che sono quelli che ci aspettiamo. Io ho lanciato un appello nei giorni precedenti, il sogno è raggiungere 10.000-12.000 tamponi nell'arco di 3 giorni, oggi è appena venerdì, se continuiamo con questo trend, ma sono convinto che ci riusciremo, faremo dei numeri importanti. Ecco, perché ricordiamo, l'iniziativa andrà avanti fino a domenica e finora su 400 tamponi effettuati in questa postazione è risultato un solo positivo, una percentuale incoraggiante rispetto ai dati del resto della regione. Assolutamente sì, una percentuale incoraggiante nonostante la provincia di Teramo fosse relegata tra quelle province da osservare in maniera speciale, perché nei mesi precedenti avevamo avuto veramente un trend negativo. Questo fa capire che probabilmente ci siamo comportati bene in questi mesi e avremo una fotografia veritiera domenica sera, quando alla vigilia delle vacanze natalizie potremmo dire che magari il virus sta circolando molto di meno all'interno dei nostri comuni. Questo sarebbe veramente di buon auspicio e ce lo auguriamo tutti. E questo pomeriggio verrà anche il presidente Marsilio a vedere come procede quello screening di massa. Assolutamente sì, il presidente alle ore 16 sarà qui a Giulianova, farà il giro di tutte e quattro le postazioni fisse, vedrà anche le postazioni mobili. Per ringraziare personalmente i volontari, ci tengo a precisare che nel comune di Giulianova in questo momento ci sono 120 persone che stanno lavorando, soprattutto sanitari, e sono tutti sanitari che si sono arruolati volontariamente. Abbiamo reperito dentisti, veterinari, siamo riusciti a fare un'operazione straordinaria. Ricordiamo che in questo momento è in atto la più vasta operazione di protezione civile e sanitaria nella storia del nostro comune e i volontari hanno risposto tutti in maniera straordinaria. Quindi possiamo dire che non c'è quella carenza di personale sanitario di cui sentivamo parlare nel servizio precedente? Ma guardi, io sorrido sotto la mascherina, nel senso che la carenza di personale c'è se non si usano le giuste corde, se non si sensibilizzano le persone. Noi abbiamo avuto tantissimi medici, soprattutto in pensione, medici di base in pensione, che sono tornati tranquillamente a fare il loro dovere. E abbiamo spiegato a tutti che lo dovevano fare per raccontare ai loro nipoti che nel momento della più ampia emergenza del territorio nazionale loro c'erano e hanno dato il loro contributo. E abbiamo avuto, ripeto, 42 sanitari che si sono resi disponibili, che si vanno ad aggiungere a 60 volontari di protezione civile e Croce Rossa e ai tanti amministratori del Comune di Giulianova, che devo ringraziare, perché gli amministrativi, quelli che registrano le persone che vanno a fare il tampone, sono quasi tutti o assessori o consiglieri comunali. E ricordiamo che questo è un test a cui non ci si può sottoporre se si ha dei sintomi del Covid o se si è in attesa dell'esito di altro tampone, quindi è importantissimo per tracciare soprattutto gli asintomatici, che sono quelli che più facilmente vanno in giro a diffondere il virus inconsapevolmente. Vuole fare un appello ai suoi concittadini? Ma io voglio fare un appello per dire a tutti i nostri concittadini che abbiamo speso fior di quattrini nei mesi precedenti per andare a fare i test, abbiamo la possibilità appunto di farli gratuitamente fino a domenica, grazie a uno sforzo immane del Comune di Giulianova, della Regione Abruzzo e dell'azienda sanitaria locale. Quindi affrettatevi, cerchiamo di farlo tutti. Ci sono circa 13.000 tamponi disponibili, sarebbe un sogno dover chiamare la ASL per farsi mandare altri tamponi. Cerchiamo di contraddistinguere il nostro comune rispetto agli altri, dove già ci siamo contraddistinti per medici, sanitari e volontari, cerchiamo di farlo anche con il numero dei tamponi processati. Ultima domanda, sindaco, la questione scuola. Giulianova, com'è la situazione?
Ma noi abbiamo avuto sempre una situazione sotto controllo all'interno delle scuole, grazie a un lavoro capillare delle dirigenti scolastiche. Abbiamo isolato pochissime classi e siamo stati veramente bravi e celeri nel farlo. Noi siamo anche quel comune che, anche quando il tampone non era della ASL ma era un tampone privato, mettevamo la classe in DAD. Poi quel nostro modo di fare è diventato un vero e proprio protocollo. E poi, ripeto, noi abbiamo 10 linee in questo momento che stanno processando e facendo tamponi. E non abbiamo voluto assolutamente mettere all'interno delle scuole questi procedimenti che vedete alle nostre spalle, quindi verranno effettuati o in drive test, quindi in strada, oppure verranno utilizzati, è stato utilizzato il palacastrum che è completamente al di fuori della scuola, o la struttura della sala polivalente di Via dei Pioppi. Questo per farvi capire che le scuole per noi rimangono, come possiamo dire, sigillate e entrano solamente persone che possono entrare all'interno. Grazie Sindaco Costantini per essere stato con noi. Da Giulianova è tutto, linea allo studio.